Nel 2021 abbiamo pensato di realizzare questa iniziativa Openess come un progetto partito da un'idea di Eni, ma che voleva coinvolgere anche altre realtà. Oggi siamo un'alleanza di più di 20 partner, una community di circa 20.000 imprese, soprattutto piccole e medie imprese, che utilizzano strumenti messi a disposizione in maniera gratuita da tutti questi partner per misurare il proprio profilo ESG, migliorare, crescere, avendo delle guide, delle soluzioni a disposizione e soprattutto degli aspetti formativi e di sviluppo che possono trovare all'interno di una piattaforma digitale. L'iniziativa nel tempo ha visto migliorare gli aspetti ESG delle imprese, soprattutto su aspetti sociali. Sicuramente c'è ancora tanto da fare sul fronte della cultura della governance. Molte aziende devono ancora trovare la loro strada nel mettere in atto i temi sociali, i temi di sostenibilità al proprio interno e quindi facendoli diventare una parte integrante del proprio business e non soltanto degli aspetti burocratici a cui devono per forza sottostare per questioni normative o per richieste dei propri stakeholder come le banche, piuttosto che i propri clienti. L'iniziativa cerca appunto di sensibilizzare le imprese su questo fronte, le aiuta, le supporta, mette a disposizione la possibilità di creare delle sinergie, delle collaborazioni con varie realtà con cui collaboriamo, creando anche delle connessioni e mettendo a fattor comune anche best practice da prendere come ispirazione da poter replicare al proprio interno. L'iniziativa Openess oggi, come dicevo, coinvolge più di 20.000 imprese e speriamo che l'alleanza si ampli sempre più, coinvolgendo sempre più realtà e attori diversi che collaborano lungo le filiere.